Ciao a tutti e bentornati su MTV. Ho un minimo di febbre, quindi non sono proprio al top delle mie condizioni, però niente mi può fermare, quindi farò del mio meglio, promesso. Comunque, visto che il mese di aprile è appena finito, come ogni mese mi trovo qui con voi a parlare di tutti i miei film, la mia musica, i miei vestiti e tanto altro che sono stati i miei preferiti nel corso del mese che è appena passato. Per quanto riguarda la categoria dei vestiti, il mio primo preferito è proprio questa maglietta blu. Il colore mi fa impazzire, è comodissima, molto morbida. Un altro preferito del mese sono stati questi vestiti che mi ha spedito Nike. Non sono dei singoli pezzi, ma praticamente degli outfit interi. Alcuni sono specifici da corsa per fare running, come questa maglietta, questa reggiseno, questi pantaloncini e queste scarpe. Ed altri invece sono specifici da allenamento, come ad esempio questo reggiseno sportivo, questi leggings che sono super leggeri e super comodi, e queste scarpe. Come sapete, da questo inverno ho cominciato ad andare regolarmente in palestra con Alice e adesso che si avvicina l'estate, a maggior ragione, è molto importante andarci. Il momento giusto per darsi da fare, rimetterci in forma. E ovviamente lo sapete come la penso, avere degli outfit adatti permette di fare esercizio fisico in modo più comodo, senza rischiare di farti male, ti fa venire più voglia di andare in palestra, ti fa sentire più motivata. E quindi grazie a questi sto facendo del mio meglio. Estate, sto arrivando. E l'ultimo dei vestiti preferiti del mese è stata questa maglietta che mi ha regalato Alice. Era da un secolo che volevamo una maglietta appunto per fare twinning, cioè la mia c'è una parte del cuore con metà della scritta e insieme le due magliette sono una scura e una bianca e formano la scritta Best Friends. Sono carinissime ed era una vita che volevo qualcosa da poter indossare di abbinato, visto che ci conosciamo da 18 anni ed è una cosa troppo carina. Per quanto riguarda la categoria altro, i miei primi preferiti sono queste due paia di occhiali da sole, che sono del marchio Claro. Questi sono abbastanza semplici, scuri, ma hanno le lenti un po' ombre colorate, e queste qui sono viola, un po' più trasparenti. Vi adoro la follia. Tra l'altro, quando sono andata lì mi hanno detto una cosa fantastica, cioè che ogni paia di occhiali che loro producono, la producono solo in 3 esemplari, quindi solo altre 2 persone al mondo possono avere questi occhiali come me. È una cosa... oh, fa sentire unici. Finalmente c'è bel tempo, la bella stagione, quindi gli occhiali da sole sono indispensabili. Mi piacciono un sacco, se siete di Ferrara dintorni o magari ce n'è uno anche nella vostra città, andate assolutamente a guardarci. E l'ultimo preferito è questa lettera E, che in realtà avevo puntato da dicembre, ma adesso ho ceduto, l'ho comprata. E mi piace tantissimo perché sì, illumina, e quindi quando c'è buio nella mia stanza è solo questa lucina accesa, è bellissima. L'ho davvero sempre desiderata una cosa così, quindi la sto adorando. Per quanto riguarda i film, questo mese non vi parlo di film ma di una serie. Sono sicura che tutti, se mi seguite sui social, sapete di cosa sto parlando. E in generale è una serie che ha fatto impazzire tutti, cioè 13 Reasons Why, o 13 in italiano. È una serie originale di Netflix, sono appunto 13 puntate ed è una storia molto drammatica perché parla di una ragazza che si è suicidata. Come lettera di addio registra delle audiocassette in cui spiega i 13 motivi appunto per cui si è suicidata. È molto intrigante perché in ogni puntata scopre la storia di un personaggio diverso. Alla fine tutte queste storie si collegano. È bellissima, molto intensa. Sicuramente ho pianto come un idiota. Mi piace tantissimo l'ambientazione, che è tipo quartiere suburbano o liceo americano, quelle che a me piacciono tanto. Mi piacciono tantissimo i personaggi, la musica, tutto tantissimo. La storia è bellissima, tratta anche di temi molto importanti come il bullismo, in generale i rapporti tra genitori e figli, tra adolescenti. Davvero bellissimo, super consigliato. Se non l'avete visto, guardatelo, è obbligatorio. Per quanto riguarda la musica, la mia prima canzone preferita del mese è stata Sign of the Times di Harry Styles, che è uscito con il suo primo singolo, e questa canzone, quanti feels! La mia piccola fangirl è tornata a strillare appena ha sentito le prime note e le prime parole di questa canzone, quindi sì, sì. Stop you crying, it's a sign of the times. Hope you're wearing your best clothes. Poi ho ascoltato tantissimo Only You di Selena Gomez, che è appunto parte della colonna sonora di 13 Reasons Why. Due canzoni in particolare del nuovo album dei Chainsmokers, Break Up Every Night. E Young. Unforgettable di French Montana e Swae Lee. E infine American Teen di Khalid. Ed ecco
eccoci arrivati all'ultima categoria, che è quella dei momenti preferiti del mese. Aprile è stato un mese bellissimo, davvero, mi sono sentita super felice, super serena. Il tempo è bellissimo, ora c'è il sole, si avvicina l'estate. Se bisogna trovare proprio un lato negativo, cioè il fatto che c'è la scuola che mi sta un tantino stressando. Abbiamo dovuto fare le simulazioni della prima prova, della terza prova, della maturità, quindi stress e studio a valanga. Stavo veramente impazzendo, però ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo superata. Sono state anche le vacanze di Pasqua, quindi molto bene. E adesso manca l'ultimo mese di scuola, il che è una cosa meravigliosa. Fa anche un po' paura, perché nell'ultimo mese di scuola della mia vita da liceale, è un po' strana come cosa, però è bella, io sono un sacco contenta. È un misto di emozioni, diciamo, però, a parte questo. All'inizio del mese sono andata a vedere una partita di basket con mio papà a Bologna, della Virtus. È stata sempre la nostra tradizione fin da quando ero piccolina, quindi è una cosa che adoro fare. È stato bellissimo, come sempre, una giornata padre figlia. Poi è successa una cosa, cioè che mi sono fatto un tatuaggio, il mio secondo tatuaggio, finalmente. Ed è stata una bella giornata, nonostante fossi parecchio in ansia prima di farlo, perché sono stati con me i miei genitori e sono venute Alice e Carolina a farmi da supporto morale. Sono state carinissime, mi hanno portato a prendere un gelato prima per tranquillizzarmi un po'. Sono state meravigliose, appunto, anche se io stavo sclerando. Siamo rimasti anche a cena fuori, visto che si era fatto parecchio tardi. Una giornata davvero bella e speciale, nonostante l'ansia. E adesso mi ritrovo con un tatuaggio, quindi direi che è andata bene. Poi le vacanze di Pasqua, finalmente. Quindi per i primi 4 giorni delle vacanze sono andata in realtà a trovare Brian nella sua città, verso Milano, e abbiamo vissuto un sacco di avventure bellissime. Siamo stati molto immersi nella natura, mi ha portato in un posto dove c'era una vista bellissima dall'alto, si vedevano tutte le luci, siamo stati lì al tramonto e io stavo impazzendo. Era bello il posto, era bello il momento. Se li condividi con una persona speciale, questi momenti non possono che essere perfetti. Quindi sì. Il giorno dopo mi ha portato a mangiare i pizzoccheri, che sono una specialità di quella zona. Poi abbiamo fatto una specie di escursione in montagna, siamo andati a mangiare un sacco di cose, al fast food messicano, gli ho mangiato la pizza. Vacanza bellissima. Poi tornata a casa, c'è stata la Pasqua vera e propria, passata molto semplicemente con i miei genitori, fatto un pranzetto molto tranquillo. Poi, come vi ho già detto, sono andata in palestra parecchio. Ho cercato di darmi una mossa, nonostante appunto la scuola, impegni vari, anche se c'erano le vacanze, quindi magari c'era la tentazione di stare sude sul divano spiaggiati. Io mi sono fatta forza, ho cercato di essere motivata per l'arrivo dell'estate, quindi forza. Sono stata molto brava questo mese, mi merito un premio e ho intenzione di continuare nei mesi futuri. Diventerò braccio di ferro, in men che non si dica. E poi infine è venuto Brian qui per 4 giorni e anche qui a Ferrara abbiamo visto un sacco di avventure. Gli ho fatto assaggiare il gelato, siamo stati al parco, abbiamo girato per la città, siamo andati a mangiare al sushi, ma anche semplicemente passare una serata tranquilli e guardare un film sul divano, proprio bello, non c'è niente da fare. E poi ultimissimo momento preferito del mese è che sono stata per 4 giorni a Barcellona a filmare una cosa molto speciale, che vedrete presto. Ho filmato un altro video musicale con Luca Bretta, come quello di Love Adventure. A Barcellona volevo andarci da un secolo, mi è piaciuta tantissimo, e poi abbiamo filmato il video, che è stato tanto lavoro, però è stato sicuramente una cosa intensa ma anche divertente. Questo è tutto per i miei preferiti del mese. Se il video vi è piaciuto mettete un bel pollice in su, scrivetemi qui sotto nei commenti cosa ne avete pensato e iscrivetevi al canale per non perdervi i miei prossimi video. Non dimenticatevi di seguirmi su tutti i miei social e di iscrivervi anche al mio secondo canale se volete restare aggiornati sulle avventure della mia vita quotidiana. Vi auguro una splendida, magnifica e meravigliosa giornata e ciao al prossimo video. Spam.